Allora andiamo col secondo pezzo di oggi. Ci ascoltiamo un pezzo che a me piace particolarmente, del 1999, quindi quasi alla fine del decennio che rappresentiamo noi con Brasso i 90. Siamo nel 99 con un brano dei Madison Avenue che si chiama Don't Call Me Baby nel remix di Moose T. Ragazzi, ce l'ascoltiamo. Questa è Brasso i 90. Si va. E si torna ai 22 anni.
it's something really cool, but you think I'm not that kind of girl. I'm here to tell you, baby, I know how to rock your world. Appuntamento Dance di Bra sui 90, direttamente dai microfoni di Bra on the Rocks. Il secondo pezzo di quest'oggi, dal 1999, erano i Madison Avenue con nel remix di Musti con Don't Call Me Baby. Loro nascono nel 1998, un gruppo australiano che solo con questo pezzo, pezzo d'esordio, ha venduto 210.000 copie solo in Australia. Pensate, a me piaceva un sacco questo pezzo, difatti è mio. l'ho chiesto io ad Emanuele. Questo disco è stato triplo disco di platino solo in Australia, in Inghilterra ha venduto 400.000 copie. I Madison Avenue si sono separati nel 2004 per intraprendere carriere soliste, restando però nell'ambiente delle produzioni musicali, e noi li salutiamo perché con questo pezzo qua, secondo me, hanno dato tanto al decennio della musica dance. Ciao. Allora, ciao, come stai? Come va? Ah, sei tornato, ci sei, che bello. Immaginavo di essere da solo, ragazzi, perché dopo 2 mesi di solitudine mi sembra ancora sempre di essere da solo, anche se finalmente siamo tornati negli studi di Bra on the Rocks, e quindi c'è anche una messaggeria che risponde al numero 349-192-7726 e iniziano ad arrivare messaggi. C'è un messaggio di Mario, che non ci dice da dove ci ascolta, che ci dà il bentornato. Grazie, ciao Mario. Ciao, grazie Mario. Bentornato anche te, quindi continua ad ascoltarci. Adesso sai che tutti i sabati, come sempre, dalle 16 alle 17.30 ci trovi qui. Quindi mi raccomando, resta con noi. Allora, io voglio parlare con voi, ragazzi. Quindi ho idea che voi... Cioè, ho idea, attenzione alla base. Cos'è sta base? Ma questo che sentite in sottofondo, ragazzi, questo è il nuovo pezzo di Emmanuel. Un'anteprima. Esatto, un'anteprima del nuovo pezzo del DJ Emmanuel, Tanayo, in uscita dal 15 giugno su tutte le piattaforme. Sì, giusto? Dovrebbe, se tutto è andato bene, sì. Dai. Oh, dai, ascoltiamone ancora un pezzo. Ah, questo è solo un preview. Esatto, questa è una preview dell'ultima creazione del DJ Emmanuel. Ok, fine preview, se il pezzo vi è piaciuto lo trovate su tutte le piattaforme dal 15 giugno in poi. Si chiama Tanayo ed è l'ultima creazione del DJ Emmanuel. Ci tenevamo molto a farvela ascoltare, quindi se vi va fateci sapere se vi è piaciuto al 349-192-7726, come ha appena fatto Silvio, che ci scrive: ciao ragazzi, bello risentirvi, petto nudo e taglia erba e cuffiette. Dai, molto Silvio. Trash anni 90. Dai Silvio, ciao.
Eh beh, oh, siamo contentissimi di farvi compagnia in tutto quello che fate nei vostri sabati pomeriggio metropolitani e non, perché chi fa il prato di solito ha una casetta in campagna oppure anche una casa in città con un piccolo pezzo di verde. Ci sta. Quindi andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi, ragazzi, perché siamo nel 1996. E questo brano qua, io non me lo ricordavo più. E durante questa settimana di grandissimi preparativi con il DJ Emanuel per tornare qua in studio, è stato proprio lui che me l'ha fatto ricordare. Anche perché ci siamo messi a discutere su quello che erano i pezzi un po' più pesanti, passatemi il termine, da passare nella nostra trasmissione. Perché io sono un po' più letteralmente dance, non troppo, insomma, un po' meno techno di me. Bravo, grazie. Mentre invece Emanuel spingeva con il passare qualcosa di quegli anni, appunto 1996-95, quello che è stato il momento Le Voyage, per dirvi, giusto così per farvi capire, no? E allora abbiamo scelto questo brano che è un cult del genere techno trance del DJ produttore olandese ma di origini americane Harman Van Helden. Il brano si chiama Trendsetter, The Search.
1996, Herman Van Helden. Chi? Come chi? Uno dei più grandi produttori musicali nel mondo. No, ma mi piaceva come l'hai nominato. Ma insomma, Herman Van Helden, cos'è, olandese? Lui è olandese, sì, però è nato e cresciuto a Boston per poi muoversi muovere i primi passi nell'underground appunto degli Stati Uniti, e poi per esportare la sua musica e se stesso in Europa. Questo è uno dei primi pezzi che ha fatto attivo dai primissimi anni 90. Questo è un grandissimo successo techno-trance nel genere techno-trance, appunto. Lui è ancora attivissimo nell'ambiente Eurodance e non solo. Un sacco di produzione all'attivo, un sacco di collaborazioni con altri DJ famosissimi, produttori nella scena musicale, anche come produttore. Insomma, questo è uno che, come si dice, è arrivato. C'ha le palle quadrate. Esatto, esatto. Ce li ha foderati, eh. Herman Van Helden ce li ha foderati. Noi lo salutiamo. Abbiamo passato questo pezzo dal 1996 in piena ambientazione Le Voyage. Perché abbiamo discusso molto in queste settimane se passare quali pezzi passare, perché dovete sapere che i nostri gusti, quelli miei e di Emanuel, sono un po' contrastanti. Io sono più sulla dance e basta, lui è un po' più sulla techno, quindi cercheremo, oltre a farvi ascoltare anche qualche altro before and after, come già avevamo promesso qualche puntata fa e come tu devi mantenere, Emanuel, questa la devi mantenere, perché abbiamo molti ascoltatori che ci scrivono sia in privato che al 349-192-7726 che vogliono ancora ascoltare dei tuoi before and after e anche dei pezzi un po' più pesi, un po' più pesanti, proprio pesi. dal momento Le Voyage. Allora, sono le 16:27 in questo istante, abbiamo ancora un'ora davanti per l'appuntamento. Caspita, di Brass sui 90 con tanto? La musica, esatto, ancora un'ora. Annaio. Con la musica anni 90 di rappresentanza, diciamo così, scelta da entrambi nella playlist che forniamo ogni settimana per la nostra trasmissione, e io andrei con un pezzo sempre del 1996 di uno degli artisti che preferivo all'epoca. Oggi è scomparso dalle scene, purtroppo. Lui è Tony DeBart e adesso ci ascoltiamo Do It. Se vuoi agevolare il prossimo pezzo, amico mio, puoi farlo. Ce l'ascoltiamo. Perché aspetti, mi guardi e ridi? Guarda che sei veramente un personaggio incredibile. Ragazzi, aiutatemi voi con messaggi al 349-192-7726, come ha fatto Francesca adesso, un attimo fa, che ci scrive: bello risentirvi, ragazzi, grazie per la compagnia che ci fate, grazie per essere con noi. Cosa succede? Hai liberato le scimmie? Sì. Non, adesso le vai a riprendere. Però abbiamo messo il vetro, quindi adesso le vai a riprendere, che se no spaccano tutto. Fa un caldo, ragazzi. Sì, è vero. Fa caldissimo in questo studio. Chiederemo ai potenti mezzi di Brown the Rocks di montare 18 condizionatori d'aria per rinfrescarci, 18. Perché a me sembra di essere in una piccola sauna. Siamo in sauna quest'oggi. Ancora un'ora davanti a noi. Adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo di quest'oggi. Lui è Tony DeBart con Do It, 1996, questa è Brass sui 90. Tonino DeBart. Di dove? DeBart.
uno dei pezzi preferiti da Emmanuel, questo sì, Do sì, It, proprio. Tony T'Bart, 1996. Come fai a sapere che mi piaceva così tanto? Perché io ti conosco molto 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 bene. Non è la verità, ragazzi, è un pezzo che in realtà... Ti piace questa risata? Sì, c'è una signorina che si è unita a noi, che è qui con noi, che ogni volta che apro bocca ride. Basta adesso però, cara, basta, grazie. Un po' poi... Bene, l'appuntamento di Brasso di 90 di sabato 30 maggio 2020 continua pian pianino, ci siamo ascoltati questo brano, Do It, di Tony T'Bart. Tonino T'Bart. Tonino T'Bart, cantante italo-inglese, all'anagrafe Antonio Carmine Di Bartolomeo, arriva al successo con questo pezzo che ci siamo ascoltati e con The Real Thing, che è un altro pezzo... da me preferito, da Emmanuel un po' meno. No, è proprio il genere che mi cioè, proprio detto papale papale mi fa un po' cacare. Bene, 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 molto bene, molto bene. Non è partito il beep nel frattempo. Tony T'Bart resta nell'ambiente musicale dal 1992 fino al 2014 per poi scomparire, nel senso che se ne sono perse le tracce, è uscito dall'ambiente musicale. Ha fatto la scelta migliore. No, 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 assolutamente. Noi lo salutiamo, grande Tony T'Bart. Ciao Tony. A me e a un sacco di altri ci hai fatto sognare. Grazie. A Emmanuel un po' meno, ma va bene lo stesso. Ho avuto gli incubi, è sempre un sogno. È sempre sogno, eh. Eh sì, sì, è l'altra faccia del sogno, l'incubo, eh. Intanto arrivano messaggi al 349-192-7726. Ci scrive Alessandro. Dunque, l'ho perso. Dov'è il messaggio? Ah, è qua. Ciao ragazzi, come state? Io sto prendendo il sole nel giardino, mi godo la vostra puntata, il relax e il silenzio attorno a me, ci siete solo voi in cuffia. Beh, Alessandro, grazie, grazie mille, cerchiamo di tenerti compagnia tutti i sabati, so che sei un ascoltatore assiduo, riconosco le ultime tre cifre del tuo numero di telefono, quindi ti saluto, ti abbraccio, anche Emmanuel fa altrettanto. Sì. Intanto gli mando il cane. Di nuovo, gli mandiamo i cani, sì, ti mandiamo macane, Alessandro, ti no, mandiamo proprio macane. Tutto il gruppo, esatto, tutto il gruppo, tutto il branco lì da te a farti compagnia in rigoroso silenzio. Intanto noi non facciamo silenzio perché questo è un programma musicale, l'appuntamento anni 90 di Brown the Rocks continua, sono le 16:34, ci ascoltiamo il prossimo pezzo di quest'oggi, abbiamo un altro pezzone, secondo il mio punto di vista, dal 1996, questa è una scelta mia, perché il gruppo, i Clubhouse, secondo me hanno dato moltissimo alla musica anni 90, con il brano che ci ascoltiamo adesso. Perché mi guardi così? C'entravano qualcosa con gli, come si chiamano? Aspetta, Clubhouse, adesso che ci penso e poi ti dico. Bene, bene. Perché non mi viene in mente il nome del gruppo. Gli ascoltatori sanno e io so che la tua memoria è dolce, vacilla, piena di buchi. Beh, sì. Come il Groviera, quindi quando ti viene in mente... Quando ti viene in mente, scrivitelo sull'avambraccio. You and me, di chi era? You and me, you and me. Erano i Clubhouse. No, non erano. Non i erano Clubhouse. I Clubhouse. Bene, bravo. Hai sbagliato e anche io. No, non per erano. Quello che ti dico, c'entrano qualcosa con loro, che non mi ricordo, quelli che hanno fatto You and Me. Quelli che hanno fatto You and Me, non lo so, ragazzi. Ditecelo al 349-192-7726. Ditecelo. Esatto. Chi sono quelli che hanno fatto You and Me? Sono i Clubhouse oppure no? Perché noi oggi, tra due persone, non ne facciamo uno, perché siamo veramente con un vuoto pneumatico in testa. Il cappella, il cappella. Oh, cappella. Bravo, ci siamo arrivati, fine del contest. Senza cercarlo, giuro. Ci siamo, esatto, senza cercarlo, quindi hai delle reminiscenze. Sì, di... mi ha avuto un ritorno. Così. Un ritorno di qualche ricordo, di qualcosa. Torno alla domanda che avevo fatto, visto che tu sei quello informato. Sì? I Clubhouse c'entrano qualcosa con il cappella o è una mia... Ci sono state delle collaborazioni, ma dopo lo dico, dopo lo dico. Intanto ci ascoltiamo il pezzo dei Clubhouse dal 1996, uno di quelli più rappresentativi di questo gruppo. Il pezzo è Nowhere Land. Questa è Brasso i 90. Che pezzo, ragazzi. Con questo si vola nel 1996. Sì, hanno collaborato, dopo ti dico con chi. Loro sono i Clubhouse. Nowhere Land. To make you wonder, I will take a ride.
1996, Clubhouse, Nowhere Land. Mamma mia che pezzo, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Con questo si vola proprio come nel film. Tra l'altro, giusto così, cenni storici a proposito di anni 90, ma credo fosse prima. Adesso, perché i Clubhouse sono attivi dal 1983 e il film di cui vogliamo parlare un attimo è degli anni 80 o degli anni 90? La storia infinita è degli anni 80 ancora, vero? Io dico di no. È una bella sfida. Adesso vado a guardarci. È una bella sfida. No, non andare a guardare. No. Facciamocelo dire dagli ascoltatori al 349-192-7726. Così ci mandate un messaggio e ci dite in che anno è stato girato il film La storia infinita, da cui è tratto questo brano dei Clubhouse, che sono in giro dal 1983 facendo musica praticamente in tutto il mondo. Loro sono un gruppo italiano e hanno avuto un sacco di successi all'inizio come cover band
dei pezzi anni 80, anche sì, anche con delle contaminazioni anni 70 sul funky anni 70, diciamo così. E poi il grande successo arriva con il singolo dance Light My Fire, che arriva al settimo posto nella classifica inglese nel 1994. Nel 96 ripropongono questo brano che spacca in tutta Europa, arriva primo in classifica in Inghilterra, Francia, Germania e Italia per molte molte settimane. Qua in Italia per 4 settimane è stato primo in classifica. Poi si spostano verso il genere pop, rimangono in quel genere lì per poi convertire le loro carriere musicali in carriere di produttori e talent scout, cosa che fanno ancora oggi. Non hanno avuto delle grosse collaborazioni come ho detto prima, sbagliando, vi chiedo scusa, non era quello che intendevo, ma hanno avuto assolutamente spazio in tutta Europa, in tutto il mondo, con un sacco di concerti, principalmente nell'ambiente dance, e oggi sono dei talent scout. Noi salutiamo i componenti del gruppo musicale Clubhouse, che nel 1996 ci faceva ascoltare questo che principalmente. Wey, cosa succede? Sono andato in loop. Cosa stai combinando? Faccio dei loop. Allora ragazzi, questo vuol dire stare via 2 mesi e avere, dimenticarsi come si usa una console. Esatto, e avere un socio che praticamente è diventato un bambino di 4 anni. Non è ancora stato. Ma è bella sta cosa qua. Senti, allora, sento ragazzi, che parli. Questo vuol dire stare via 2 mesi Sì, ho capito, però anche per chi ci ascolta a casa si annoia, Ma dai, ma a risentirmi si annoia. Ma che razza di personaggio sei? Guarda che 2 mesi a casa ti hanno fatto molto male. Intanto la base sotto, questa qua è tua? No. Questa non è tua? Questa è la base nostra? Cioè questa è la base di oggi, Fate? Ok, era giusto per puntualizzare. Era giusto. La base sotto, questa qua è tua? Ma sei tu che mi mandi in loop? Ma lo sai che sei tremendo, sei una persona terribile. La prossima settimana andremo in onda con te con una mano legata dietro la schiena. Farei tutto con una mano sola. Così non mi darai più. Guarda che è incredibile, ragazzi. No, è divertente perché non vai. Sarà divertente per te, ma non per me, se permetti. Perché il fatto di riascoltarmi io devo avere il riascolto in tempo reale nelle cuffie. Ci siamo, volevo farti sentire perché ho trovato questa roba qua. Sì? Non è che il pezzo che abbiamo passato prima era tipo questo, l'originale, quello della storia infinita. Io con questo brano mi siedo sul divano a casa dei miei, in modo uno dei film più belli. Reach the stars, fly a fantasy. Che bello, io ascolto questo brano che faceva da colonna sonora al film e torno dodicenne. Però è stato preso da lì, vero? Il pezzo che abbiamo passato prima. Assolutamente, yeah. Assolutamente. I Clubhouse hanno rubato questo brano per farcelo ascoltare nel 1996. Intanto arriva un messaggio al 349-192-7726 e lei è Sara, che ci dice: buona ripresa ragazzi, grazie della compagnia. Grazie. Ciao Sara, grazie. Dovrebbe essere mia madre. Guardo. sì, è la mamma di Emanuele, sì, che ci ascolta. Saluto anche mio padre che mi ha scritto un messaggio che è di ritorno finalmente dopo ben 4 mesi. 4 mesi? Sì, da Napoli. Quindi... È stato esiliato laggiù causa Covid-19, sì. Immagino. Sì, e poi dice qualcosa sul pezzo di prima, molto bello il pezzo che gli abbiamo fatto sentire. Troppo forte questo pezzo, mi ha scritto. Vedi. L'intenditore. E loro di musica da me ne hanno sentita... Assolutamente. Negli anni con i dischi ho fatto venire una capa tanto. Vedi che però questo pezzo che si sono ascoltati prima l'ho scelto io, e veramente i tuoi genitori sono come se fossero per me degli zii, perché sono due persone straordinarie. Io li abbraccio fortissimo perché so che mi stanno ascoltando, come abbraccio tutti voi che continuate a mandare messaggi al 349 192 7726. Continuate così ragazzi, abbiamo ancora
una buona mezz'ora per ascoltarci la selezione di musica anni 90 che abbiamo in serbo per voi, per discutere, parlare di tutto quello che sono stati questi mesi. Noi non eravamo qui dal 7 di marzo, immaginate, e difatti è stato un po' difficile ritornare a trasmettere in studio, perché sembra facile quando lo fai tutte le settimane, quando viene magari più spesso, così se molli un attimo anche per me ci è voluto un attimo per ricominciare. Adesso speriamo che le cose a livello mondiale per questo Covid-19 si spengano, okay? Si trovi un vaccino, le cose vadano avanti, si riprenda la vita di tutti quanti normalmente, perché ce n'è assolutamente bisogno, come noi abbiamo assolutamente bisogno di mandare il prossimo pezzo di quest'oggi. Si va nel 1996. Questa puntata abbiamo preso un sacco di pezzi degli anni vicini. Questo è un pezzo straordinario, Deep in You, con una voce fantastica. Lei è Tanya Lewis, 1996.
la voce meravigliosa di Tanya Lewis, 1996, Deep in You. Una delle voci più rappresentative degli anni 90, che è esplosa con questo brano che ci siamo appena ascoltati, Abbraccio i 90, dai microfoni di Brown The Rocks. Intanto, ragazzi, io non so che cosa riusciate a sentire da casa, io mi sono immerso, sto nuotando con maschera, boccaglio e pinne, e sono sott'acqua. Io sono un nuotatore, magari molti di voi non lo sanno, io sono un appassionato di nuoto e sto nuotando nello studio che Emanuele ha appositamente allagato durante l'ultimo brano che ci siamo ascoltati, per farvi sentire com'è condurre una trasmissione radiofonica degli anni 90, sugli anni 90, da sott'acqua, nel galleggio, diciamo così. Io sono nel galleggio, sembro più che tutto su Marte in questo istante, non... Attenzione. Sulle mani! Che non sei migliorato però, eh? Sono solo peggiorato. 2 mesi di lockdown. Vuoi battere le mani a tempo o... No, pensavo di fare altro. A proposito degli anni 90, eh? Abbiamo ancora la signorina, quella che ride? Dov'è andata? È uscita. È andata, andata in bagno. Però in compenso ho trovato il condizionatore. Se meno male. Possiamo accenderlo un pochino. Intanto sono uscito dalla piscina. Mi sto asciugando, sono... Oh, grazie. Va bene, o basso un po'? No. Alza. Mi sto asciugando con l'asciugamano. Intanto quest'aria tiepida mi sta dando... la giusta freschezza per affrontare la prossima mezz'ora. Ma però così della è troppo, nostra trasmissione, così è troppo, abbassa buono, un po', grazie, non vorrei uscire da qui con la pleurite. Ancora una mezz'ora insieme, ragazzi, questa che sentite, Brasso i 90, la base che sta passando sotto, vuoi parlarne tu? La base che sta passando sotto è di Ann Clue. Sì. Ed è uno. Cioè, è una ragazza, tra l'altro. Bene, la salutiamo. Produttrice e collaboratrice di Boris Brejcha, che è uno dei DJ che preferisco del momento. Io questo lo so perché tu me ne hai parlato spesso di questa, okay, di questa cosa. Questo pezzo si chiama Fate. Lei è di fatto, credo, la collaboratrice di, appunto, Boris Brejcha, che sono tedeschi di Francoforte. Intanto, per tornare al brano Deep in You, con la voce di Tanya Lewis che ci siamo ascoltati un attimo fa, io voglio dirvi un paio di cose. Lei è stata per tutto il decennio anni 90 la voce rappresentativa della musica anni 90, con tantissime collaborazioni. Lei era una delle voci più richieste perché straordinaria. Ancora oggi nell'ambiente principalmente house e acid jazz collabora con un sacco di produttori italiani ed è una delle voci che a me piace di più nel decennio che qui a Brown The Rocks con la nostra trasmissione rappresentiamo. A me veramente c'è questo pezzo qui e molti altri che nelle prossime puntate mi impegnerò a costringere il DJ Emanuele a passare, che sono veramente veramente belli. Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi. Si vola nel 1999, quindi si arriva quasi alla fine del decennio dove c'è stato, del decennio anni 90, dove c'è stato un radicale cambiamento nella musica. Se i primi che succede? No, guarda, hai portato i micini. Sì. Ma dai, Gatto. Ma non ero maschio. Sì, era magata, ma c'aveva la compagna, ma... che non c'è mai. Sì, durante il lockdown hanno fatto. Sai, o le coppie scoppiano oppure si accoppiano. Basta, però. Guarda che belli. Piano che li pesti, Emanuele. Stai fermo lì. Ma guarda che meraviglia. Che ragazzi, abbiamo anche i micini di Magatto. Ma quanti ne sono? Attenzione, 3, 1, 2, 3, 4, 4, scusate, ce n'è tutti con gli occhietti chiusi. Sono nati da pochissimo. Abbiamo anche i micini in diretta con noi qui a Brasso i 90. E ai micini facciamo, e al Magatto facciamo ascoltare. Però non ci ha presentato la compagna, la gatta. Chiamiamola Magatta. Magatta. Sì, va bene. Adesso costringeremo nostro fuori. Magatto a presentarci la sua compagna. Intanto andiamo con il prossimo pezzo. Ci ascoltiamo Communication di Mario Più dal 1999. E qui c'è stato un radicale cambiamento. Dimmi tutto. No, niente. Che succede? Nulla. Ah, ok.
Va bene. Dicevo, c'è stato un radicale cambiamento in quello che è il la musica degli anni 90, nel senso, se nei primi 5 anni aveva un mood, aveva un tiro di un certo tipo, dopo il 1995 c'è stato un approccio completamente diverso al genere house, progressive e tutto quanto, e Mario Più con questo pezzo si degna assolutamente di rappresentarlo in pieno, perché questo oltretutto è un pezzo che batte di questo DJ produttore italiano che va in tutto il mondo. Il pezzo è Communication, lui è Mario Più, questa è Brasso i 90. Questo è alzate, ragazzi, tecno, qui tecno, eh? Tecno paura, qui si spaccano anche i bicchieri della nonna che sono sul scaffale in fondo a destra. Senti come picchia sul volume. Brasso i 90. Mario Più, 1999, Communication. Bravo Mario. Mamma mia, ragazzi, c'è Emmanuel che sembra un pollo a forza di pelle d'oca. Una roba incredibile. Questa sì che è la musica che piace a Emmanuel.
Io so che i vostri bicchieri sono scoppiati durante l'ascolto di questo pezzo sulla mensolina laggiù in fondo a destra. E beh, se vi piace, piace, se non vi piace, Piacenza, ma questo è uno dei brani più rappresentativi della fine del decennio degli anni 90 per quanto riguarda la techno trance, fatto da uno dei DJ produttori, Mario Più, più importanti a livello italiano, europeo e mondiale. Cioè, questa è veramente la techno degli anni 90, ragazzi. Io ho delle reminiscenze, dei ricordi, mentre tu e Manuel andavi a ballare proprio questi pezzi qua. Cioè. Sì, sì, io ero proprio. Sono sempre stato patito della musica. Ecco, questa musica qua, per chi non avesse vissuto quegli anni, si poteva trovare, non lo so, al Domina di Toirano piuttosto che all'Ultimo Impero di Ayrasca, al Duplé. Dammi altri nomi di discoteche che ti ricordi. All'Insomnia piuttosto che a Mondovì, al Joyce Club. Insomma, erano tutte discoteche dove si passava in particolar modo e principalmente questa musica qua. Sì, devo dire che la dance in quei posti non la mettevano proprio. Sì, no. Passava pochissimo. Io ci sono stato anche un paio di volte, ma i pezzi che piacevano a me lì non entravano qua praticamente mai. Avevi tutta la rappresentanza di quelle che erano di quello che era il mondo techno, trance e anche hardcore, perché comunque entrava anche l'hardcore, che è una roba veramente per me. Sì, quegli anni, forse i primi anni 90, l'hardcore non esisteva. Chi ancora, c'era negli anni? No, negli anni 90 non c'era Scooter che aveva un po'. Hype, esatto. Vabbè, però dobbiamo ancora passarlo. Non abbiamo ancora messo niente di Scooter e lo metteremo, però lui faceva già una dance un po' più. Come dire, non si può neanche definire dance. Adesso vogliamo mettere tra la techno neanche. Era musica velocissima. Sì, esatto. Aveva un tiro. Tipo 160 bpm. Quindi si avvicinava già di più all'hardcore, ma non ha niente a che vedere con l'hardcore come genere, quella di Scooter. Esatto, esatto. E dobbiamo passare ancora dei pezzi di Scooter, tra l'altro. Veramente, credevo di aver passato qualcosa. No, non abbiamo passato manco uno. Adesso che mi ci fai pensare, non abbiamo ancora messo nulla. Le 17:05, ragazzi. Questa è Brass sui 90 dai microfoni di Brown the Rocks. La diretta del sabato pomeriggio, Thanks, ancora per 25 minuti in vostra compagnia. Continuano ad arrivare messaggi al 349-192-7726. Ci scrive Luca, ci fai complimenti per la trasmissione, ci dice che gli è piaciuto un sacco il pezzo Communication di Mario Più e ci chiede di mettere qualcosa di... Scusa, non riesco a capire. Luca, mi devi rimandare il messaggio perché... No, non è... Non, questo non... Anche se lo dicessi in diretta non sarebbe quello che tu mi hai chiesto. Per favore, rimandaci un messaggio con il brano che vuoi ascoltare e con l'artista che vuoi ascoltare, perché credo che il T9 ti abbia tradito. Grazie. Allora, andiamo avanti con il prossimo pezzo. Ci ascoltiamo. Si ritorna con questo pezzo del 1994. In un contesto dei primi anni della dance che a me piaceva parecchio. Il pezzo che ci ascoltiamo ha un intro molto lungo, quindi io direi di farlo partire, ci parliamo sopra e iniziamo a raccontare qualcosa di questo brano. No, andiamo con l'altro pezzo, ragazzi, scusate, abbiate pazienza, mi sono perduto. È venuto un po' di temporale e si è perso. Esatto. D'acqua. Ci ascoltiamo un pezzo di Spagna, sì, proprio lei, l'artista italiana, Spagna, un pezzo del 1993, il pezzo è Why Me, questa è Brass sui 90 e io cercherò di stare più attento. Annaia.
Ivana Spagna, 1993. Sono sicuro che chi si è messo in collegamento solo ora si sia chiesto che cosa stesse passando ai microfoni di Brown the Rocks. No, in realtà anche a me ha stupito questo brano, che è stato trovato da Emmanuel, della famosissima cantautrice Ivana Spagna, che è in giro oramai dal 1986 ed è arrivata al grande successo con Easy Lady nel 1986. Tra l'altro è stata l'ultima vincitrice del Festival Bar, con oltre 10 milioni di dischi venduti. Perché mi metti le cicale sotto? Sì, sei più tranquillo. Ti ah, grazie, mi viene da dormire. Ti rilasso. Che bello, mi rilasso, ragazzi. Ah, bene, salutiamo Ivana Spagna con questo, ti pezzo. Ti senti che... così? Piace? Eh sì, senti, ma guarda, io davvero sono... Senti. Che meraviglia. Guarda, li addormentiamo tutti all'ascolto, ragazzi. Cioè, insomma, non è che... Non possiamo permettercelo. Questo è il programma dance di riferimento di Radio Brown the Rocks. Quindi, insomma, bisogna restare svegli, allegri, farvi ballare, divertire. Quindi... sintonizzatevi, state ancora con noi, abbiamo ancora 20 minuti da stare insieme. E ora c'è il pezzo Mi si arriccia la pelliccia. Esatto, andiamo con il pezzo Mi si arriccia la pelliccia. Salutiamo Ivana Spagna. Ciao. Che ci ha fatto compagnia dal 1986 ancora oggi. Ci siamo ascoltati il suo Why Me dal 1993 e adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo di quest'oggi. Dimmi, caro. Ah, no, Ivana Spagna aveva fatto anche la canzone. Mi è uscito malissimo. Dimmi, caro. Dimmi, caro. Mi è uscito malissimo, dimmi. Aspetta un attimo. Aveva fatto anche qualcosa tipo per il Re Leone. Era sua la versione cantata, no? Bravo, sì. Sì, eh? Sì. Mi passa per la testa. Ecco, io qui, ecco, a me è passato per la testa un attimo. Ti ho trapassato. E mi ha trapassato questo ricordo. Intanto arriva un messaggio al 349-192-7726 e ci scrive Lorenzo e ci dice: ciao ragazzi, in questo lockdown ho lavorato moltissimo da casa perché il mio lavoro me l'ha potuto permettere grazie a internet. Mi ha aiutato molto lavorare da casa per riscoprire alcune cose che avevo tralasciato nei mesi, ma ho lavorato tantissimo perché non c'è mai un momento per staccare e sei sempre reperibile. Amico mio, quanto ti capisco, veramente. Quanto ti capisco, caro Lorenzo, in questo discorso. Io ho lavorato anche un po' da casa, non tutto perché il mio di lavoro non me lo permette, ma nelle due settimane che sono stato in cassa integrazione, perché ridi? Non ridere, perché io ho fatto la famosa cassa integrazione, tu non l'hai fatta, mi sembra. No, io... È per quello che ridi. Noi eravamo... abili e arruolabili. Abili e arruolati. No, comunque Lorenzo, ti capisco benissimo perché lavorare da casa lavori il triplo. C'è poco da fare. Non sei sempre reperibile, quindi il telefono suona, le mail arrivano ed è un disastro. Ti capisco benissimo, grazie per aver condiviso questa cosa con noi. Resta con noi, siamo in diretta ancora fino alle 17.30. Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi. È tornata la signorina dal bagno. Intanto io parlo, lei ride. È lunga però. È stata un casino, è stata più di 20 minuti. Ci ascoltiamo il prossimo pezzo di quest'oggi, Si vola nel 1994. Andiamo con i Systematic con I Got the Music. Questo è un pezzo che io adoro. Vedi, la dance che piaceva a me era questa, esatto, in quegli anni. In tutte le compilation presenti negli anni 90 c'era questo pezzo. Systematic, I Got the Music.
1994, Systematic, I Got the Music. Che brano, ragazzi! Che brano, che brano! Gruppo italiano fondato dall'Alberto Cesaroni, che è un produttore discografico famosissimo, che con questo brano ha iniziato anche una piccola carriera musicale che ha deviato il suo percorso, che poi lo ha portato a essere uno dei più grandi organizzatori di eventi, concerti e tour musicali. Ha aperto nel 1999 uno studio di registrazione a Roma, perché lui è romano, e ha poi proseguito la carriera come organizzatore d'eventi e tutto quanto. Ancora oggi è presente nel mondo musicale, anche se, come tutti noi sappiamo, questo lockdown ha fatto male anche a tutta quella che è l'industria della discografia, dei concerti, tutto quanto. Se pensiamo un attimo a tutte le persone che purtroppo sono ferme da 2 mesi e tutto l'indotto del livello musicale, dei concerti, degli eventi, di tutto quanto. Ecco perché prima dicevo che dobbiamo tornare assolutamente il prima possibile alla normalità. Speriamo di poterci tornare tutti quanti, perché non è possibile, sia per chi vuole ascoltarsi un buon concerto, sia per chi ci lavora, che è ancora più importante, nell'ambiente musicale, che è sempre un po', diciamo così, lasciato da parte, lasciato come contorno, ma in realtà non è così. Ogni ambiente è importante, ed è importante che si possa ripartire tutti quanti insieme e si possa tornare alla normalità il prima possibile. Allora, 17:19, ancora una manciata di minuti alla conclusione della puntata di sabato 30 maggio 2020 di Brasso in 90. Altri messaggi al 349-192-7726. Ci scrive Luca: coinciso, preciso e deciso. Passate più tecno. Cioè, il messaggio si conclude qui. Luca scrive: passate più tecno. Beh, guarda che se è Luca che dico io, lo capisco. Ah, ok, va bene, d'accordo. Se è Luca che dico io? Non lo so, vediamo. Se è Luca che dice Emanuele, perché, rispondici. Perché se è Luca che dico io, è già stato magnanimo a dirci passate più tecno. Ah, ok, va bene, d'accordo. Allora, Luca, se ti va di rispondere ad Emanuele... Poteva alzare anche l'asticella e dire passate solo hardcore. Okay. Ah, questo qua è uno della tua combricola. Bravo. Allora, ragazzi, 10 minuti alla conclusione, che riempiamo con l'ultimo brano di quest'oggi. Si resta nel 1994 con un altro pezzo che ha fatto la storia delle compilation dell'epoca. Il brano è una collaborazione di un cantante, Pete Burns, e di un altro, e del musicista Glam. È un brano che ha spaccato anche e non solo per il fatto che Pete Burns era perché è già passato a miglior vita, un personaggio veramente eclettico, eccentrico, un cantante, come dire, fuori dagli schemi per gli anni 80 in cui è partito, e per gli anni 90 che l'hanno visto protagonista di diverse collaborazioni musicali come cantante. Il pezzo che ci ascoltiamo quest'oggi è Sex Drive. Loro sono Glam e Pete Burns. L'anno il 1994. Questa è Brasso di 90.
down, the night's coming in. I got a brain for business and a body for sin. So shoot like a rocket, cause my engine is hot. If you want what's forbidden, baby, that's what I got. Sex drive, he sees no gender or color, so let's get together and collide with each other. Sex drive, ah, you know how it feels. Get out of my car and get under my wheel. Sex drive, get under my wheel. Get under my wheel. Get under my wheel. '94, Sex Drive, un pezzo bellissimo anche dal punto di vista tecnico, per essere del 1994, ben studiato, ben fatto, ancora assolutamente attualissimo. Loro erano Glam e Pete Byrne. Glam all'anagrafe Riccardo Testoni, DJ, produttore e tra l'altro uno dei fondatori dei Datura, mentre Pete Byrne, istrionico artista inglese che ne ha fatte di ogni, è stato attore, cantante, è partito come cantante negli anni 80 nel momento New Generation, anni 80, per passare poi a essere un cantante dance molto richiesto, anche perché era appunto istrionico, non si sapeva bene se fosse eterosessuale, omosessuale, perché aveva un aspetto molto androgino. Andate a cercare delle fotografie di questo grande artista, che purtroppo è già scomparso, ma che ha lasciato un'impronta fortissima nel mondo dance e non solo, anche perché è stato attore in diversi film come comparsa, ma come protagonista. Ha partecipato nel 2006 al Grande Fratello nella versione inglese. Intanto io non so che cosa stia succedendo al di fuori dei nostri studi. Sembra che ci sia la guerra. Vedo Emmanuel che si agita. Cosa succede? Stanno sparando. Sparano. Si sparano fuori dai nostri studi, ragazzi. Fantastico, c'è un conflitto di interessi fuori dagli studi di Radio Brown The Rocks. Intanto sono le 17:27, ci separano 3 minuti. Oh! Scusate, abbiate pazienza. E basta! Devono regolare i conti il sabato pomeriggio questi. Non possono farlo lunedì mattina alle 10. Ma insomma, 2 minuti alla fine del nostro programma live. Qui dagli studi di Radio Brown The Rocks con Brass sui 90, anche per sabato 30 maggio la puntata volge al termine. Quindi cosa dovete fare voi? Se vi siete messi in contatto, in collegamento con noi adesso, andate su Spotify, Spreaker e tutte le piattaforme che vi saltano in testa. Siamo anche su YouTube. Eravamo anche su YouTube. Adesso vediamo, e comunque dobbiamo chiedere ai capi. Esatto, scaricate le nostre puntate, continuate a seguirci, condivideteci, condivideteci. Sì, l'italiano non è importante, ma può aiutarti. Intanto noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui, finalmente tornati negli studi di Radio Brown The Rocks con una nuova puntata di Brass sui 90, sempre dalle 16 alle 17:30. E quindi Marco e Manuel vi danno appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Bong diggy 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 bong diggy bong.
Sono le 17:30. 9 dentisti su 10 consigliano. E il decimo? Dicevo, 9 dentisti su 10 consigliano. Sì, ma il decimo? Lasciami finire.